Che cosa lega Bitcoin a uno dei più grandi giocatori di baseball nella Hall of Fame americana? Parentesi, negli Stati Uniti un giocatore di baseball è considerato un fuoriclasse se ha 5 qualità di gioco che rispettivamente sono chiamate 5 tools. Deve saper correre, lanciare, ricevere, battere e battere forte, nello specifico le ultime due è hit for average and hit for power. Ebbene, richiamando queste cinque qualità di gioco sportive, abbiamo una classifica di tre grandi giocatori. Il primo, che è un vanto anche italiano, Joe Di Maggio, Giuseppe Di Maggio, che giocava per i New York Yankees. È italiano a tutti gli effetti perché i genitori originari della Sicilia di Palermo si trasferirono negli Stati Uniti e lui nacque lì. È famoso anche per aver sposato Marilyn Monroe. Il secondo, Mickey Mantle, ambidestro, vale a dire che come battitore sapeva colpire sia con la parte destra che dalla parte sinistra. Anche lui ha giocato per i New York Yankees ed citato tantissime volte all'interno di film americani che narrano vicende di quell'epoca. Infine, al terzo posto, Ted Williams, che è considerato il battitore più grande nella storia di tutti i tempi e ha giocato, oltre ad avere quelle quattro ulteriori qualità di gioco che abbiamo fatto menzione prima, ha giocato per i Boston Red Sox. Ora, nell'ambiente del baseball, negli Stati Uniti ci sono due grandi squadre che si contendono tutto, appunto i New York, i Yankees o i Boston Red Sox, che per utilizzare una terminologia calcistica, se fossimo in Spagna bisognerebbe dire Real Madrid e Barcellona, se fossimo in Italia bisognerebbe dire Juventus Milan o che so, Inter Roma, voi come a vostra piacimento. Insomma, l'importante è far comprendere che si tratta di due grandi club che hanno avuto i più grandi giocatori in assoluto. Ebbene, proprio con Ted Williams che nasce, inizia la nostra storia con Bitcoin, perché quando purtroppo è venuto a mancare, il suo corpo è stato criogenizzato all'interno di un grande centro criogenico che si trova in Arizona, gestito dalla Alcor Life Extension, nell'attesa che in un futuro non tanto remoto possa essere ritornato in vita. Ebbene, a fianco della capsula del corpo di Ted Williams troviamo quella di Harold Finney, il quale è un cosiddetto Bitcoin contributor, o anche conosciuto per essere stato un computer scientist che ha consentito a Bitcoin di nascere, in quanto è la prima persona conosciuta in carne fisica che ha ricevuto Bitcoin da un'altra, nello specifico da Satoshi Nakamoto, sia esso persona, sia esso gruppo di persone. Ed è stato proprio uno di quei 100 soggetti che erano particolarmente qualificati nello studio della crittografia ad aver ricevuto il primo white paper di Bitcoin da questo fantomatico Satoshi Nakamoto, e l'unico che poi ha proseguito la conversazione, ovviamente tramite canali criptati, per sviluppare il primo progetto. Tant'è che il suo originario indirizzo il suo, chiamiamolo, wallet originario, che è ancora oggi consultabile, fa riferimento al secondo blocco minato in cui vengono accreditati 50 Bitcoin per reward di mining, che sono ancora perfettamente visibili e oltretutto accreditati disponibili sul wallet. Questa è la storia che lega in questo momento, per chi non lo sapesse, Harold Finney, che si potrebbe considerare il vero genio che sta dietro a Bitcoin, in quanto poi ha consentito lentamente, attraverso un'attività di proselitismo, che si diffondesse, e anche il suo corpo, che purtroppo è venuto quando è venuto a mancare per la sindrome di Lou Gehrig, è stato criogenizzato all'interno di questo centro criogenico. Per chi non lo sapesse, e qua chiudiamo, Lou Gehrig è
anch'esso un grande giocatore di baseball americano, che è più noto purtroppo per la malattia degenerativa che porta appunto il suo nome. In descrizione tutti i link esterni per andare a approfondire la storia di Ted Williams, degli altri giocatori della Hall of Fame, della Genesis Mining, del Bitcoin, della Bitcoin blockchain, e infine anche tutta la biografia di Harold Finney.